Sono così emozionato perché ho un prodotto Fritz tra le mie mani. Parliamo del Fritz Dect 200. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ma adesso andiamo a vedere un attimino la protagonista di oggi, la Fritz Dect 200. Vedete? Nella parte frontale abbiamo il tastino di on-off, con questo potete accendere e spegnere il device collegato alla presa e tramite il tastino di DECT potete collegare di fatto la presa al vostro box. Dietro alcune specifiche tecniche, mi raccomando, presa, anzi spina, sciuco da 16 A perché abbiamo la possibilità, come ovvio che sia una presa intelligente, di collegarci qui un device oppure una ciabatte e appunto accendere poi tutti i device e avere il controllo dell'energia consumata. Abbiamo anche la possibilità di controllare la temperatura perché la presa ha all'interno un sensore della temperatura, quindi potremo avere lo storico delle temperature rilevate e la temperatura attuale. Quindi una presa davvero intelligente, come lo è anche un po' il motto di AVM Fritz su questo Fritz Dect 200. Andiamo a vedere un po' da vicino questo prodotto e vediamo le potenzialità. Ok ragazzi, una volta configurata la presa Dect, la Fritz Dect 200, ed è veramente semplicissimo, si aggiornerà il software, diciamo che si setterà al meglio e successivamente dovete andare nel Play Store e scaricare l'app My Fritz App 2. Successivamente, una volta installata l'app, l'aprite, dovete essere collegati nella rete wifi dove è installato il box. Adesso un attimino di pazienza, ricerca il box. Ok, ha trovato il box, nel mio caso è il Fritz Box 7490. Dovete inserire le vostre credenziali, quindi il vostro nome utente e la vostra password. Ok, io le inserisco e poi ritorniamo qua. Ok, una volta inserito username e password, dovete procedere e praticamente i dati verranno caricati dal Fritz, quindi dal 7490, al vostro smartphone. Attendiamo. Ok, ragazzi, una volta che tutti i dati sono stati caricati, abbiamo la possibilità, con un'unica app di fare tantissime cose. Vabbè, questo non è il video corretto per spiegarvelo, però potete entrare nel Fritz, potete gestire la vostra rete domestica, in questo caso Smart Home. Vedete, questo è il Fritz Dect 200. Abbiamo la possibilità di vedere la temperatura. Ok, non vi preoccupate, 24 gradi è corretto perché l'ho posizionata praticamente vicino al computer, di conseguenza ci sono di fatto delle sorgenti di calore un po' anomale perché il PC di fatto caccia calore, e lo stesso anche dei dispositivi elettrici nella zona del Fritz Dect 200. Di conseguenza tant'è. 83,11 W, la potenza assorbita è una lampada e vi posso assicurare che è una lampada di quelle che fanno parecchia 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 luce. Dovrebbe consumare intorno ai 100 watt e praticamente dovrebbe dar luce quanto una 600 watt forse. Vi faccio vedere, se schiacciate off si spegne la lampadina, anzi la lampadona, vi arriva una notifica che potete anche skippare via. Se premete su on, chiaramente la lampadina si riaccende e vi arriverà tale notifica. La cosa bella è che potete anche assegnare una commutazione con un tag NFC. Questo cosa vuol dire? Che se avete per esempio una tag NFC e lo smartphone, come in questo caso uno smartphone compatibile, nel momento in cui per esempio passerete il vostro smartphone sulla tag, la stessa deciderà se accendersi oppure spegnersi. Se avete due tag potete fare accensione e spegnimento oppure tantissime altre funzionalità. Questa è una cosa del tutto carina, ma andiamo a vedere un attimino a computer cosa permette di fare questa Fritz Dect 200. Vi spiego un attimino come gestire il Fritz Dect 200 dal vostro box. Nel mio caso è 7490. Nella sezione rete domestica Smart Home vedete che avete il Fritz Dect 200. Se andate in schema rete domestica, potete vedere tutti i device di fatto collegati e aggiornare poi qua a destra il relativo software. In questo caso in Smart Home, se clicchiamo su impostazioni qua a destra,
abbiamo la possibilità di accedere a una miriade di informazioni, quindi il firmware, il modello dello smart home, configurazione automatica, indicazione di energia e temperatura. Qui potete vedere stato di comutazione nel momento in cui, per esempio, si riavvia o cade la corrente e poi ritorna, potete metterlo all'ultimo stato, oppure sempre su acceso o spento. Potete impostare una tariffa della vostra corrente, per quindi avere poi nel grafico che vi spiegherò alla fine quanto avete speso a livello di consumi e quante emissioni di CO2 avete fatto. Altre impostazioni: abbiamo la possibilità di spegnere gli indicatori LED, quindi per risparmiare meno sul FritzDeck 200, ma anche se lo mettete in una situazione dove magari vi possono disturbare. Avete la possibilità di fare una commutazione manuale, ok? Disattivate questa opzione per impedire la commutazione manuale tramite la Fritz Phone, quella che vi ho fatto vedere prima, ok? Oppure avete la possibilità di fare di configurare una deviazione di temperatura, perché la temperatura, per esempio, non è uguale in tutta la casa, e quindi lui può accendersi e spegnersi in base alla temperatura che voi gli comunicate. I servizi di push: abbiamo poi la possibilità della commutazione automatica. Ad esempio, il timer attivo si attiva in diverse situazioni, ogni giorno a una determinata ora, oppure casualmente, ok? Per esempio, potete fare tantissime configurazioni, un countdown e poi a un certo punto si accende, oppure ritmicamente, stato on, un minuto, bla bla bla. Disattivare nel caso di standby. Ok? Quindi, non appena si riduce la potenza stabilita per il dispositivo collegato per la durata selezionata, l'attuatore si disattiva automaticamente. Oppure abbiamo la possibilità di gestire il FritzDeck 200 con il battito delle mani. Quindi, battito delle mani, attivare in caso di rumore? No, battere le mani e lui si attiva. Questo è un sensore che fa sì che sulla parte sinistra è più sensibile al battito delle mani, a destra è molto meno sensibile, quindi dovrete batterle più da vicino al sensore DECT e in maniera più forte. Vi consiglio di lasciarlo qua. Oppure un rumore, quindi nel caso in cui ci sia un rumore e potete tarare la frequenza del rumore da 125 Hz fino a 4 kHz, lui si attiverà. La durata di questo rumore la potete settare qua, minimo 50 millisecondi. Oppure configurare in caso di silenzio, oppure potete ancora stabilire un periodo nel quale queste funzionalità che voi avete configurato non sono valide, quindi per esempio penso alla notte. Oppure potete stabilire cosa si deve attivare in presenza di rumore, quindi potete attivarlo in presenza di rumore e quindi rimane attivo, oppure potete disattivarlo e quindi si disattiva quando battete le mani, oppure se accesa si disattiva quando battete le mani, se è spenta si attiva quando battete le mani, e questa è la funzione. Oppure potete avere un'indicazione dell'energia elettrica, quindi il consumo totale in kilowattora. I dati vengono caricati, nel mio caso l'ho attivata da poco, ma più tempo rimane collegata, più il grafico è preciso, più il grafico è storico, eccetera eccetera. Oppure potete anche vedere quanta potenza attuale sta consumando. Vedete? In questo caso sta consumando circa 83 watt, chiaramente è una 220 volt. Il minimo che ha consumato è 82.25, il massimo 83.11, per un amperaggio totale, un assorbimento di 0.60 ampere. È una luce davvero importante quella che ho io, ed ecco perché consuma così tanto. Oppure la temperatura. Vedete, questo è il grafico della temperatura misurata dal FritzDeck 200. Insomma, un prodotto che può fare tantissime, tantissime, tantissime cose, e il prezzo è davvero, davvero molto concorrenziale.